Nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, le discussioni sono aperte le discussioni sul riutilizzo, sono aperte le discussioni sulla via riciclo. Le nostre aziende sono attente a questa evoluzione anche perché questo nuovo regolamento potrebbe avere degli impatti diretti rispetto agli imballaggi dei prodotti tecnologici, l'imballaggio di un frigorifero, l'imballaggio di una cucina e quant'altro. Che cosa abbiamo fatto nel frattempo in attesa di questo regolamento? Abbiamo fatto le valutazioni attraverso un'analisi di life cycle assessment, comparando, diciamo così, due modelli, due sistemi, un sistema ESIS, come funziona oggi la raccolta di questi imballaggi attraverso una raccolta differenziata, noi ci auguriamo, e come in qualche modo potrebbe essere attraverso un circuito che possa raccogliere direttamente, una volta installato il frigorifero, l'imballaggio, lo possa riportare a casa per avviarlo al riciclo. Bene, attraverso questo confronto ci siamo resi conto che questo modello che in qualche modo proponiamo ci consente un risparmio in termini ambientali. Non sto parlando di aspetti economici, sto parlando esclusivamente di aspetti ambientali, ad esempio in emissione di CO2, perché abbiamo meno trasporti, abbiamo un materiale più pulito, abbiamo una situazione che in qualche modo è più circolare, e il nostro modello ci consente di risparmiare fino ad essere un quarto delle emissioni rispetto al totale delle emissioni del modello esistente. Quindi un risparmio, direi, assolutamente importante su un modello che è in parte applicabile già oggi e noi auspichiamo venga applicato sempre di più dalle nostre aziende e dai sistemi in un'ottica di sviluppo di sostenibilità e economia circolare.